Certo, è chiaro, è importante. Noi stiamo investendo tempo, stiamo investendo energie per sviluppare il mondo del settore produttivo. Oggi parliamo di pesca, ma abbiamo lavorato anche in altri fronti, cercando di utilizzare tutte le risorse, sia finanziarie, ma le risorse anche temporali per quanto riguarda lo sviluppo di questa nuova attività imprenditoriale. Devo dire che negli ultimi sei mesi, da un rapporto della Banca d'Italia, in Sicilia il PIL cresce dell'1%, finalmente ha lo stesso andamento rispetto a quello nazionale. Vuol dire che questo governo sta lavorando discretamente bene, stiamo cercando di intercettare risorse comunitarie, fondi extra regionali e stiamo, ripeto, mettendo a disposizione della comunità una serie di interventi, una serie di vantaggi, quali possono essere per esempio le aree ZES. Le aree ZES sono le zone economie speciali e stiamo cercando di fare animazione territoriale e illustrare a tutta la nazione che in Sicilia ci sono le ZES e che le ZES sono delle aree importanti per rendere attrattiva dal punto di vista commerciale la nostra terra. La specificità, naturalmente, oltre a un discorso di caro carburante, abbiamo un problema che dobbiamo puntare molto su quelle che sono le strategie commerciali e quindi essere sempre presenti nel mercato globale, che non è ormai circoscritto allo spazio regionale, e quindi è una sfida importante a cui la Sicilia non si vuole tenere fuori, ma anzi vuole in modo determinante e nelle difficoltà esistenti proprio emergere per dimostrare la grande forza e il grande spirito di iniziativa che esistono nelle imprese di pesca, che sono un'avanguardia nel settore ittico nazionale. Oggi attraverso questo convegno organizzato da Agripesca cercheremo di affrontare più che problemi e dare possibili soluzioni a questa periodo di crisi che ha il settore della pesca. Attraverso che cosa? Due strumenti importanti, quali i contratti di filiera e il FEAMP, che sono i nuovi fondi strutturali, i nuovi mezzi finanziari di cui il settore può, diciamo, può utilizzare. Sono importanti perché il settore è in crisi e quindi dobbiamo trovare le risorse per poter dargli uno slancio. La pesca siciliana è una pesca che ancora rimane un po' tradizionale, è una pesca ancora legata a sistemi che noi abbiamo costruito negli anni e nei secoli e che purtroppo devono reggere il confronto con le marinerie più grosse del resto d'Europa, che pescano, ovviamente sappiamo bene, con altri tipi di attrezzi, pescano nell'Atlantico. Dobbiamo comunque fare un grande sforzo per riuscire a battere e contrastare la concorrenza del Nord Africa. Sappiamo che noi abbiamo delle regole europee che loro non hanno e dunque sono più liberi di pescare. Mi è stata data l'opportunità di partecipare a diversi momenti di riflessione, ma anche di dichiarato impegno a favore dei pescatori. Non solo è un lavoro duro, ma in questo momento abbiamo bisogno anche di una legislazione che sia sempre più chiara nei confronti di questa categoria, che ho detto già nell'altra occasione che ho avuto, non ha, per esempio a livello di regione, un assessorato di competenza. In ogni caso, questo è il momento in cui le varie sigle che raggruppano i pescatori devono mettersi insieme, perché soltanto insieme si risolvono i problemi.